No. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, oggi video Get Ready With Me, ci prepariamo assieme. E ho pensato, avevo proprio voglia oggi di cercare di ripescare un po' nei miei cassetti quei prodotti che non uso da tanto tempo, per vedere se mi piacciono sempre o se la mia pelle è cambiata, insomma, vedere un po' come performano. Partiamo dalla base, non voglio usare un primer perché voglio vedere questo fondotinta come performa da solo. È questo fondo di Huda Beauty che mi sono messa davanti e si tratta del Faux Filter Luminous Matte. Sapete che Huda l'aveva riformulato, quindi io ho solo la seconda versione, non ho mai avuto modo di provare la prima, ma era stato un po' criticato perché troppo asciutto e soprattutto aveva una fragranza importante, quindi Huda l'ha rilanciato senza fragranza, eccolo qua. E a me aveva colpito questo claim Luminous Matte e l'avevo provato, non ha avuto molte recensioni positive, ma devo dire la verità che io ricordo di averlo proprio provato insieme a voi e ricordo che mi era piaciuto tanto. Visto che potrebbe essere una formulazione long lasting, se non ricordo male, intanto vi dico che ce l'ho nella colorazione 140G Cashew, poi comunque vi scrivo tutto. E dice che non è comedogenico e che ha veramente una tenuta super long lasting e che addirittura sia waterproof e transfer proof, humidity proof, quindi dovrebbe essere infinito. Visto che dobbiamo usare la mascherina ho detto ma sono proprio sciocca a non utilizzarlo, quindi vediamo un pochino come va. Ho questo regalo dato dal ciclo, per il resto però a parte lui devo dire che continuo ad avere una bella pelle, sono contenta. Allora, il colore è molto chiaro, forse se tornassi indietro prenderei una colorazione un pochino più scura. Partiamo con questa quantità, un mezzo pump, e vediamo, vado con il pennello di It Cosmetics, e vediamo se poi ho bisogno di altro oppure no. È un fondotinta piuttosto corposetto, non è liquido, quindi forse sarebbe meglio stenderlo con una sponge, però vediamo un pochino come si comporta. Qua comunque si è steso bene, non ci sono strisciate, per ora non ci lamentiamo. Allora, cosa mi raccontate? State seguendo il festival? Io devo dire la verità, non lo seguo nel senso che non mi metto sul divano con la copertina sintonizzata sulla Rai a guardarlo, però è anche vero che siamo comunque bombardati da notizie, articoli, mini video, replay e poi commenti su Instagram, sui social, in generale. Quindi diciamo che lo guardo indirettamente, però mi è piaciuta tantissimo la performance della prima serata dei Maneskin. A me è un gruppo che piace tanto, anche quando vado a camminare da sola mi metto la loro playlist su Spotify, mi metto le loro canzoni e mi danno una carica, una grinta incredibile. Vado ad aggiungere un pochino di prodotto perché mi manca un po' di coprenza sia in questa zona e poi non l'ho applicato sulla fronte. Quindi diciamo un pump secondo me ci vuole, però si è steso molto bene, quindi per ora nulla da dire. E quindi niente, Maneskin, tra le canzoni proposte, per me Brividi ha già vinto a mani basse, poi vedremo perché insomma potrebbero esserci delle sorprese, però mi piace tanto. E niente, insomma, comunque trovo che, magari una mia impressione, però negli ultimi anni, negli ultimi 2-3 anni, il festival secondo me si è svecchiato molto. E sono contenta di questa cosa perché prima le persone giovani, ma anche le persone della mia età, insomma non siamo più giovanissimi, ho 30 anni,
non lo guardavano più ormai, era considerato secondo me un programma un po' sorpassato, datato, con sempre le solite riproposte, i soliti sketch, i soliti presentatori. E invece ultimamente, secondo me, almeno questa è la mia percezione, si è riuscito ad innovare un po'. E infatti anche i ragazzi sono tornati a guardarlo, ecco, magari non interamente, però almeno in parte assolutamente sì. Altra cosa riguardo al festival, così per chiacchierare un po', la smetto di stendere questo fondotinta, però devo dire che questo pennello, che comunque non è fittissimo come i miei di Puro Bio, per dire, più morbido, più leggero, più adatto secondo me questo a fondi liquidi come il maestro di Giorgio Armani, insomma fondi di questo tipo, il Face and Body, l'ha steso molto bene, quindi senza fatica, e sulla mia pelle, vi devo dire la verità, qua una pellicina l'ha un po' evidenziata di un brufolino. Però sulla mia pelle funziona molto bene, cioè sembra che io abbia un filtro, è molto bello, è asciutto, non è appiccicoso, non è sticky, potrei anche non utilizzare la cipria e non so, su una pelle secca, sinceramente non mi azzardo assolutamente a dire provatelo, secondo me però su una pelle misto grassa potrebbe regalare delle emozioni. Se pensate che ho usato un pump, comunque è poco, per tutto il viso, è piuttosto coprente, sì. Direi sicuramente una coprenza media che può arrivare tranquillamente ad alta. Non sono full, ma sicuramente un'alta coprenza, sì. Quindi diciamo che se vi piace proprio l'effetto bare face, pelle nuda, un effetto Cica Pair, che tra l'altro ho finito, penso ce ne sia ancora un'applicazione, raschierò bene il fondo, ma non è il prodotto che fa per voi. Se vi piace un pizzico di coprenza in più, invece potrebbe regalare delle gioie. Come correttore, adesso voglio testare questa sera la durata, perché se ha una buona durata, io questo me lo metto lì per un uso quotidiano, dato che devo indossare la mascherina per tante ore. Voglio andare a riutilizzare il correttore di Clio nella colorazione 4, che non uso da un po', ma ricordo che mi piaceva molto. Molto sottile, vediamo. Ho visto tra l'altro ieri, sì, forse ieri, oggi addirittura, ho perso un po' la percezione del tempo, le storie di Giulia Sinesi, storie un po' polemiche, ma direi giustamente polemiche, ed era una cosa che non avevo mai notato, sinceramente. Tutti gli artisti in gara in genere, ma anche se pensiamo alle riviste di gossip, di moda, no? Hanno sempre mostrato gli artisti e indicato lo stilista degli abiti. Spesso, no, anche le varie riviste danno i voti all'outfit, eccetera. Però non hanno mai, mai citato il nome del parrucchiere e del make-up artist che si è occupato del look di quell'artista. E giustamente lei diceva una cosa scorretta, un'usanza che va cambiata, perché per realizzare un look completo ci vogliono tutti e tre questi professionisti, no? Sì, certo, uno stilista, un abito, ma naturalmente anche importante il make-up e anche l'acconciatura. Secondo me questi due elementi fanno veramente la differenza. E forse qualcosa dopo le sue storie si è mossa, perché poi ho visto che tanti si sono accodati a lei e hanno mostrato, fatto le stesse rimostranze, e allora gli artisti, i make-up artist stessi hanno iniziato a taggare, a taggarsi. E la trovo una cosa assolutamente giusta. Poi ditemi anche la vostra, però in effetti secondo me è una bella gratificazione, no? Magari studiano il look, la pelle di una persona, le sue caratteristiche, proprio per farla rendere al massimo anche sotto i riflettori, no? Il make-up da TV, televisivo è sicuramente diverso da un make-up sposa, quindi c'è proprio uno studio dietro, un'analisi, ed è giusto che il lavoro sia premiato, ecco. Quindi assolutamente d'accordo con Giulia. Per
me questo correttore piace sempre tanto e io confermo assolutamente. A me questo fondotinta piace. Io se mi vedo così allo specchio dico wow, che bomba! Cioè, mi piacciono entrambi questi prodotti. Tenete conto della mia tipologia di pelle, però vedete un po' se possono fare anche al caso vostro oppure no. Poi, come bronzer, voglio andare a riprendere invece lui di Patrick. Io l'ho nella versione più chiara. Mi piacerebbe provare anche quella più scura. Fare un confronto perché questa va bene chiara, ma per me è un pochino troppo troppo chiara. Ora, non so se applicarlo con un pennello o andare con la spugnetta. Allora, facciamo una cosa. Proviamo il pennello e poi eventualmente se prendo questo di Nabla, che uso di solito per le creme. Però non sono convinta, ragazze. Ho paura che sia troppo, aiutatemi, troppo fluffy. Già il prodotto è chiaro, estremamente chiaro. Sì, ce l'ho una sponge pulita. Eccola qua. Proviamo, dai, proviamo con la sponge. La bagno un pochino con il Fix Plus di MAC. Scusate, mi sto muovendo, ma è come se mi preparassi con un'amica chiacchierando, perciò mi sono preparata ben poco. Perciò proviamo un po' con la spugnetta umida e vediamo cosa ne esce fuori. Prelevo un pochino di prodotto e lo vado ad applicare qua. Vediamo. Forse la spugnetta mi permette di stenderlo più velocemente e con meno passate. È un prodotto che sono sincera con voi, non uso da tanto, tantissimo tempo, perché allora quando prendo un po' di colore diventa eccessivamente chiaro per me. E perfetto, se avete un incarnato fair, cioè proprio chiaro, 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 qualsiasi bronzer su di voi è troppo evidente, troppo fake se vogliamo, e cercate qualcosa di molto chiaro, lui secondo me è proprio perfetto, non ho mai provato nulla di così soft. Certo è che se avete una carnagione un pochino più scura, dovete stratificare mille volte perché tenderà a non vedersi. Tutto sommato, adesso non mi dispiace. Poi bisogna anche vedere, magari trovare il metodo giusto per applicarlo al meglio in velocità. E diciamo che a me i prodotti in crema piacciono di più di quelli in polvere perché trovo che diano un risultato molto più naturale, che si fondano meglio con la pelle, però è anche vero che secondo me sotto la mascherina tendono a trasferire un po' e poi quando sono in velocità al mattino prendo un po' di fardo, un po' di blush, via, una polvere e andare. Quando un pochino più tempo, come oggi, oggi è sabato, perciò sono un pochino più tranquilla e poi andremo a mangiarci una pizza, niente di che, però la mascherina la dovrò indossare giusto per entrare e uscire dal locale, perciò mi sono detta sì, è la sera giusta per rimettere in pista un po' di prodotti in crema. E vedete che ha la sua plastichina per andare a proteggere i prodotti in crema. Beh, devo dire che l'ho steso velocemente in un attimo e il risultato è bello e naturale. Uso la stessa spugnetta dall'altra parte per applicare anche il blush e voglio usare questo di Daniel Sandler. C'è stato un periodo in cui se ne è parlato parecchio e adesso sono caduti un po' nel dimenticatoio, ma a me piacevano tanto. Tra l'altro, questi watercolor, sentite come dice proprio il nome, come suggerisce, water, sono a base d'acqua, perciò sono prodotti liquidi, però perfetti anche per una pelle misto grassa. Proprio perché essendo acquosi, tingono la pelle, la base, durano tantissimo a lungo anche sotto la mascherina, non si muovono di lì, ma non sono appiccicosi, non sono pesanti, spessi, non vanno a farvi lucidare o ad appesantire la vostra base, quindi veramente possono essere utilizzati da tutti. La colorazione che voglio usare io è la Cherub. Lo metto prima sulla mano, vedete, è proprio un rosa un po' baby se vogliamo,
Ne metto un po' sulla mano, lo vado a prelevare con la spugnetta e poi lo vado ad applicare sulle gote. Questo non so sinceramente se sarebbe meglio applicarlo con un pennello, bah, non lo so. La spugnetta si mangia un pochino tanto tanto prodotto, diciamo la verità. Forse sarebbe stato meglio andare con un pennello. Ci proviamo? Che dite? Allora, vediamo un po' di trovare un pennello pulito, però, perché sono tutti a lavare. Proviamo questo di Puro Bio, che è piuttosto nuovo, tra l'altro. Ne metto ancora una goccina. La spugnetta si è mangiato tantissimo prodotto, troppo, non ve la consiglio. Proviamo a prelevarlo col pennello e andare ad applicarlo sulle gote. Questo è un colore chiaro, e anche qua praticamente l'abbinamento di oggi è per una pelle chiarissima. Se avete una pelle scura, no, indirizzatevi su altre colorazioni. È bello, chissà perché me lo ricordavo però più luminoso. Oddio, lo è, riflette bene la luce, però me lo facevo più luminoso ancora. Va bene, comunque direi che ci siamo. Molto bella questa base, eh? Non è andato a mangiarsi il fondotinta al di sotto. Vi consiglio di applicarlo però col pennello, non con la spugnetta, perché ripeto, si mangia troppo troppo prodotto. Bene, come illuminante non lo so, permettetemi di usare una novità. Questo mini illuminante Mesmerize è la colorazione di Rare Beauty che ho trovato nel kit che era uscito per il Natale, che mi ha regalato la Stefi. Ti mando un bacio grande se stai guardando questo video. L'ho già provato questo, l'ho già usato qualche volta. Mi piace perché è un illuminante molto molto soft, molto delicato, però sapete che io preferisco questa tipologia di prodotto, quasi. C'è, non c'è? È la mia pelle o ho applicato, c'è il barbatrucco, diciamo così. Ecco, vedete che comunque anche messo così in purezza non è molto visibile. Vedete? È da proprio un effetto pelle radiosa, ecco, nulla più. E per questo mi piace, però se cercate l'illuminante molto glow, che si veda da Marte o comunque sia anche un effetto molto bagnato, no, non ve lo consiglio. Se invece cercate proprio un effetto pelle curata, allora sì, allora assolutamente sì. Bene, l'effetto di Cherub sulle gote, comunque, di questo blush liquido di Daniel Sandler è molto simile, se volete un colore di questo tipo, ha quello in polvere di Tarte nella colorazione Charmed, molto molto simili, devo dire la verità. Ok, ho questo ciuffo che mi fa dannare. Ok, allora occhi voglio usare lei, adorata, non la uso da tanto troppo tempo, quindi è arrivato il momento di rispolverarla. Allora prendo un pennello, no, non questo. Voglio un pennello da sfumatura, potrebbe essere lui di Zoeva, il solito 228, e vado a prendere Comfort Zone, che è questo qua, opaco, e lo vado ad applicare nella mia piega dell'occhio. Avete visto le novità dell'ultimo periodo make-up? Allora, vi dico da cosa sono tentata io e cosa non comprerò. Allora, sono tentata di provare il nuovo correttore di NYX, perché quello in siero, diciamo, perché ho sentito recensioni entusiaste e il prezzo tutto sommato è basso, medio basso, poi si può riesce a comprare con applicando magari un piccolo sconto, ad esempio su Look Fantastic, e poi mi piace l'idea di una sorta di
correttore, ma dall'effetto leggero, specialmente adesso che andiamo verso la primavera, la bella stagione. Poi inizialmente ero tentata anche dalle tinte labbra di Neve. Sapete che Neve è un brand che amo, che acquisto da tanto tempo, i loro stick mi piacciono tantissimo. Ma ho avuto modo di apprezzare tanti prodotti, dalle pastello labbra, quelli più iconici, a anche quelli usciti più di recente. E ero curiosa, anche perché, diciamocelo, con l'uso della mascherina, queste tinte potevano essere davvero un valido alleato, ma ho deciso di aspettare, di vedere un po' di recensioni di persone che le hanno acquistate. Perché, insomma, ad esempio, Liquors Luca ha deciso di non pubblicizzarle nonostante collabori da tanto col marchio, perché su di lui risultano essere a macchie disomogenee e quindi ha deciso, insomma, di non pubblicizzarle. E ho apprezzato tantissimo la sua onestà, perché poi non è detto che magari a un altro influencer piacciono tantissimo, però ho apprezzato che su di lui non fossero il top e ha deciso, nonostante la collaborazione, di rinunciare perché il prodotto non lo soddisfava pieno. E, insomma, tanta roba, è raro al giorno d'oggi. Però osservando anche altre persone, ho notato anch'io il fatto che risultassero un po' macchie, un po' disomogenee. Alcune, ad esempio, hanno detto: sono bellissime, ma non ve le faccio vedere applicate perché in questo periodo ho le labbra secchissime e allora rovinerei il prodotto. No, cioè, questa cosa non mi piace tanto. E così mi sono detta: va bene, Marti, aspetta di vedere qualche recensione in più e poi eventualmente una la proverò. Quindi fatemi sapere se voi le avete acquistate, se le avete provate, se le avete trovate anche voi disomogenee o se invece su di voi performano bene. Sono andata a prendere un pizzico di Underneath, che è questo, per scurire un pochino, ma non voglio fare un make-up troppo scuro, però giusto per scurire un cicinino la parte finale, intensificare un po' la piega e dare quel pizzico di rosato in più. Ecco, a me questi colori piacciono tanto. Questa palette la trovo sempre bella, sempre super e poi la trovo completa. Vi dà la possibilità davvero di ricreare tantissimi look, dai più semplici a quelli un po' più interessanti, un po' più particolari e le polveri mi sembrano sempre molto valide nonostante il passare del tempo. Bello. Poi su tutta la palpebra mobile, visto che è sera, voglio strafare un pochettino, quindi andrò a mettere un pizzico di colla per glitter di NYX, eccola qua, e voglio andare a mettere lingerie su tutta la palpebra mobile. Quindi vado, ecco, ne è uscita una valangata, molto bene, con un po' di colla di NYX, mi raccomando, mettetene sempre pochissima. Se vi sembra di averne prelevata poca, è già tanta. Quindi io ora ho sbagliato perché ne farei prima un occhio e poi l'altro, però mi è uscita troppa colla e quindi cerco di andare veloce. Ok, poi vado a prelevare lingerie, questo bel ombretto rosato, ma in realtà con tanti micro sparkles, anche dorati, argentei, veramente belli, veramente super d'effetto. Ah, che meraviglia, ragazze, proprio stupendi. Devo usarli più spesso. È che mi riallaccio un po' al discorso dell'ultimo video, no? In cui parlavamo della palette di Pat e delle palette un po' più grandi in generale, anche palette così che non hanno colori mai visti, però belle, riflettenti, glitter. E dicevamo che appunto le occasioni sono un po' poche al momento. Speriamo che con l'arrivo del caldo, della bella stagione, insomma,
insomma, ci sia possibilità di sbizzarrirci un po' di più e di avere un po' più di socialità. Allora, vado a riprendere un pochino il pennello senza aggiungere prodotto per sfumare un pochino e far sì che non ci sia uno stacco proprio netto. Devo prendere però una salviettina perché ho le mani sporche e poi combino guai. Ecco qua. Ma cosa ne dite? Mi piace tanto, eh. Io la trovo sempre meravigliosa questa palettina. Bene, poi vado con un pennello piccolo piccolo, questo di neve, sì, questo di neve, e vado a prendere un po' di Feel Free, che questo non ha glitter, questa è un'altra formula, è più satinato, è quasi bianco, quindi è un po' più discreto naturalmente rispetto a quello che abbiamo messo sulla mobile. E vado a dare un po' di luce dal dotto lacrimale. Ecco qua. I glitterini tendono un po' a svolazzare, perciò se avete una colla per glitter oppure il mio suggerimento è uno stick, un ombretto in crema come base, mettetelo. Perché altrimenti rischiate nel corso della serata di ritrovarvi un po' glitterini ovunque. Adesso off camera, se no questo video diventa lunghissimo, vado a mettere il solito mascara di NARS, vado a mettere un pochino di matita nera, penso nera, nella rima inferiore, un mascarino per le sopracciglia, questo qua di Essence, e ci rivediamo per le labbra. Eccomi tornata, mamma mia, come cambia il make-up con la matita e il mascara. Ora, sulle sopracciglia ho messo solo un po' di questo mascarino di Essence, che io nella colorazione penso più scura. Penso sia, esiste in solo le due colorazioni, una più chiara e questa qua. E poi come matita nera ho usato quel che rimane della mia Multiplay e l'ho messa sia un pochino all'angolino esterno, sia nell'interno dell'occhio, poi ho sfumato con un pochino di ombretto, quello che ho usato anche nella piega, per capirci, senza prelevare altri prodotto col pennello scarico. E poi ho fatto il contorno delle labbra, mi sono portata un po' avanti, ho usato la Pillow Talk di Charlotte Tilbury. Come rossetto vorrei provare con voi a metterci questo per rimanere sia in tema con l'outfit, non c'entra niente, vabbè. E anche per rimanere in casa Mulac. Penso di essermi sporcata un po' con la matita, mannaggia me. Comunque, vado. Lui è nella colorazione 3 Aesthetic ed è uno dei cream last di Mulac. Tra l'altro, parlando di novità, no? Tinte labbra di neve, questo concealer in siero di aiutatemi, di NYX. Altra novità sono i rossetti di Fenty e ne parliamo. Metto lui. Me lo ricordavo più chiaro, eh. Però vediamo se lo riusciamo a far funzionare lo stesso. Eccoci qua. Vi dirò che me lo ricordavo più chiaro. Ma tutto sommato non mi dispiace affatto, trovo che stia bene con il make-up e questi sono dei gran bei rossetti a un prezzo contenuto. Tra l'altro il bullet è magnetico, è fatto veramente bene e io ho tre colori, lo sapete, ve li avevo mostrati indossati in un video che avevo realizzato quando erano usciti. Mi piacciono moltissimo tutte e tre le colorazioni, il colore è bello pieno, bello intenso, sono molto morbidi, molto confortevoli, non evidenziano eventuali secchezze delle labbra, anzi le rendono belle polpose e per essere dei rossetti cremosi, piuttosto luminosi, devo dire la verità, che hanno anche un'ottima durata. Quindi assolutamente per me questi sono promossi. Se siete curiosi, uno secondo me merita di essere provato. Invece, parlando dei rossetti di Fenty, ho guardato, sapete che è il mio punto debole, il mio tallone d'Achille.
Quindi avevo guardato su Sephora, ho detto vabbè, eventualmente magari una colorazione la posso provare. Allora, il case costa 12 euro più o meno, e invece il refill 21. Ora, va bene tutto, ma è Fenty, pagare 33 euro più o meno un rossetto mi sembra veramente, veramente un'esagerazione. Trovo che queste aziende si nascondano dietro l'eco-friendly perché poi c'è il refill, quindi la custodia la compri una sola volta. Ci sia in realtà una mossa di marketing e un modo per farci spendere ancora di più, anche perché se io voglio due colorazioni devo comprare due astucci per forza, e anche perché se no l'altro dove lo lascio lì vuoto a prendere polvere, perciò devo comunque comprare due astucci. E diciamocelo, quando è che finiremo mai un rossetto e dovremo acquistarne un altro nella stessa colorazione? Anche persone come mia mamma, magari, che hanno molti meno rossetti, ne hanno quei due o tre, ma non ne comprano uno al mese, ne comprano magari uno all'anno. Quindi, insomma, mi sembra un po' una presa in giro, sono onesta, non posso parlare della qualità, ma il prezzo mi sembra veramente esageratissimo per il prodotto che è, anche perché da video sembra piuttosto plasticoso comunque il case, l'astuccio, non sembra un'opera d'arte che dici, vabbè, però è un gioiellino, me lo compro e me lo terrò per sempre. Ecco, non mi pare. Ecco, se poi l'avete visto dal vivo, purtroppo io non ho Sephora vicino e non ho modo, però se voi li avete visti, fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Io mi sento un po' presa in giro e non li comprerò assolutamente. E invece, per quanto riguarda quelli usciti da poco in casa, Too Faced, vi devo dire che ho provato le due colorazioni rosate, una l'avevo indosso nell'ultimo video e mi sono piaciuti tanto. Tra l'altro, trovo che abbiano avuto un'ottima idea perché non è stata prima la prima azienda a proporre un bullet a forma di cuore. Anche Kiko nelle scorse edizioni di San Valentino, nelle edizioni limitate, l'aveva proposto. Però cosa succedeva? Che diciamo la parte doppia era in alto e quindi erano un po' scomodi. Io non ne ho mai acquistati, però le ragazze che li hanno comprati mi dicevano che appunto magari qualitativamente il colore era bello, però erano scomodi perché non funzionavano bene. Invece questi qua, non so se lo riuscite a vedere eccolo, sì, qua lo riuscite a vedere bene. Vedete che questi qua hanno la punta affilatissima, sottilissima in alto, che vi permette di essere super precise, e invece la parte a cuoricino rimane poi sotto. Quindi trovo che questi siano più comodi, più funzionali. A livello qualitativo li ho provati due volte, due colori, ve li mostrerò anche in azione. Mi sembrano molto validi, perciò vedremo. Termino questo make-up e queste chiacchiere con il profumo. Mannaggia Stefania, mi ha regalato questo campioncino di La Libella Eau de Parfum di Memo Paris e l'ho usato già due volte, mi fa impazzire. Vi leggo le note, all'interno non sono divisi, però c'è assoluta di jasmine, assoluta di rosa, vaniglia, assoluta di tabacco, labdano, resina di labdano, olio di patchouli, frankincense, non so come si pronunci, se l'ho pronunciato correttamente, però vaniglia, incenso, labdano, rosa, patchouli, è un profumo potentissimo, ne basta poco. Se pensate che questo è un piccolo sample, all'interno ci sono 1,5 millilitri, l'ho già usato due volte. Ma secondo me lo userò tranquillamente altre due. Non fregate mai, perché se no scaldate la formula e la rovinate, soprattutto nei profumi di nicchia. E niente, in queste due volte l'ho utilizzato, è rimasto il profumo anche nei giorni dopo sulla sciarpa. Mamma mia, è una coccola incredibile, è femminile, avvolgente, intenso, ragazza, è una bomba. Solo che sono andata un po' a vedere online a un prezzo esorbitante, veramente inaccessibile. Però se per voi non è un problema spendere così tanto questo profumo,
andatelo a sentire. Io non avevo mai provato niente di Memo, ne avevo sempre sentito parlare molto bene e in effetti. Ora non so se avete notato, ma non ho messo cipria, non ne sento proprio l'esigenza. Adesso magari poi prima di uscire un velo, magari la metterò, però con questa base, con questo fondotinta, con il correttore di Clio, trovo che si autosettino e non sento veramente l'esigenza di usare niente. L'unica cosa che voglio fare, poi giuro che vi lascio, è dare ancora un pizzico di colore al viso e quindi vado a prendere la polvere. E volevo farlo prima, ma mi sono dimenticata. Solito pennellino di EcoTools, scarico un po' e vado a, diciamo così, anche ammorbidire un pochino le linee nette. Mannaggia questa crosticina, ma purtroppo col ciclo mi viene sempre almeno un brufoletto e vado un po' a fissare e a scaldare ulteriormente la base, ma vedete che anche questa polvere è piuttosto sottile, non è una polvere iperpigmentata, quindi va giusto a fissarmi la crema e a dare un po' di colorito in più a questo incarnato che adesso in effetti è piuttosto cadaverino. Voilà. Bene ragazze, questo è il look finito. Io spero di avervi tenuto soprattutto un po' di compagnia e di avervi fatto ricordare, tornare alla mente qualche prodottino che magari anche voi avete nei cassetti e che secondo me vale la pena. Soprattutto questa palette per me si riconferma come una delle palette più belle della mia makeup collection. Va bene, ho già blatterato abbastanza, vi mando un bacio grande, vi saluto e come sempre, se vi fa piacere, ci vediamo nel prossimo video. No.